Salve a tutti ragazzi, qui è Sam e bentornati qui sul mio canale. Oggi probabilmente sarà l'ultimo appuntamento con la serie qui su The Division. Infatti è l'ultima missione del gioco, salvo sorprese. E stiamo andando a distruggere. Aspettiamo Angelo CD. Ok, ecco che sta arrivando. L'ultima roccaforte Se vogliamo dell'ultimo riprenderci l'onu da battaglione. quei bastardi del battaglione, per prima cosa dovrai entrare e superare le torrette. I miei uomini attireranno l'attenzione delle guardie sparando. Così facendo dovresti avere abbastanza tempo per usare le cariche e trovare un modo per inserirti nel perimetro. Ecco le cariche. Sono pronte e cablate. Possono far saltare 30 centimetri. È tutto pronto. Non appena timbri il cartellino, possiamo cominciare. Libera l'ingresso a sud e potremo dare il via all'assalto. Ok, quindi dobbiamo assaltare l'ONU, praticamente sono rintanati proprio nell'edificio delle Nazioni Unite, probabilmente è un edificio molto sicuro, infatti. È un po' la situazione, si è messa a centro, io non so come. Via, via, via. Ok, via. Dai, 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 affacciati. No, no, non mi dai colpi, stavolta l'avevo preso. Ancora una volta, guardate ragazzi, assurdo. Vabbè, meglio usare la mitragliatrice, allora almeno mi dai colpi. No, nemmeno questa. Nemmeno questa, ragazzi, assurdo. Bah. No, continuo a non capire sto gioco oggi. Perché comunque sto registrando subito dopo aver fatto lo scorso episodio praticamente. Sto facendo l'episodio dopo l'altro perché comunque ero preso dalla voglia di finire il gioco così. Perché poi parto in gita con la scuola e non posso più registrare per una settimana. Quindi qualcosa devo pur portare sul canale, anche quando non ci sono. Registrerò pure i pronostici ignoranti, spero di poterlo portare salvo complicazioni. Aspetta che. Ok, aspettiamo. Mercenari del cazzo. Direi che Dai. ci sai proprio fare. Perfetto. Guarda, quello saltava. Aspettiamo qui che facciano saltare i. Cancelli un nuovo potenziamento. Sì, il collegamento tattico. Si può usare in. C'è un Vabbè. accesso alle gallerie sotto le Nazioni Unite, qua vicino. Una volta dentro troverai il punto dell'irruzione a circa 200 metri a nord. Lascia la squadra della JTF e vai. Ok, quindi infiltriamoci qua sotto. Stiamo facendo proprio un'azione di guerriglia, signore. Finalmente dai primi momenti di gioco in cui eravamo un po' così a caso siamo diventati dei veri guerrieri. Detto così a caso, eh. Ok, lupi. Dobbiamo eliminare le guardie come sempre. Via, olè. Comunque, vorresti che sto collegamento tattico faceva davvero molto danno, però stavolta non l'abbiamo utilizzato nel modo giusto. Dobbiamo fare irruzione nel parcheggio. Via, comunque, potete vedere, si fa sentire il fatto che il buon Angelo CT è di livello molto avanti, cioè di livello molto più alto rispetto a noi, eh. C'è davvero una grossa mano, anche se negli scorsi episodi, soprattutto un paio di episodi fa, uno o due episodi fa, punto di non c'è irruzione stato molto raggiunto. d'aiuto, però. Piazzare gli esplosivi. Piazziamo gli esplosivi. Stavo dicendo che alcuni episodi ci è stato meno utile in questi qua, soprattutto alla fine ci sta aiutando molto. Allontaniamoci. Olè, vabbè. Molto Attenzione, splittata questa nemici in esplosione, arrivo non mi è verso la tua piaciuta, però posizione. sti cazzi. Mettiamoci qua che non ci dovrebbe essere nessuno. Bellissimo, abbiamo fatto saltare un paio di persone in aria. Via, 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 perfetto. Bello, solo headshot. Nella scorsa missione c'erano 8.000 rifornimenti, questo qua manco Attenzione, uno però, nemici in strano. arrivo verso la tua posizione. Vabbè, abbiamo iniziato da poco, quindi tutto sommato Credi di poterci uccidere? non possiamo dire nulla, eccoli là. Via, olè, ci sono andato. E muori. Bella, vediamo a che punto è Angelo CT con la vita, vabbè, qui ce l'ha tutto.
morta. Via, via, via. Là che cosa c'è? Ah, un coso che ricarica la vita ai nemici là. Non deve passare nessuno, capito? Bella. Bello, il coso non c'è più. Via, di cieco. Facciamo un po' più danni. Si è messo là quello. Via, via, via. Manca poco. Ma se dobbiamo prendere lo zaino, ecco. E noi non ci dà nemmeno il danno. Vabbè, siamo là. E dobbiamo ricaricare, assurdo. Ok, vediamo. Ok, è morto. Perfetto. Elimina il loop. Dobbiamo aver finito. No, non è vero. Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. Oddio, ancora gente. Via, via, via. Salviamo. Attenzione, agente della divisione alleato a terra. E lancia. Bella. E muori. Ok, abbiamo il nostro buon angelo CT. E l'abbiamo resuscitato con il buon Gesù. Ok, perfetto. Abbiamo questa situazione scampata piuttosto bene. Quindi preghiamo. Qua ci stanno facendo a brandelli. Stiamo mettendo troppo. Ma mettiamo le... Dobbiamo girare quelle torrette e aprire l'ingresso principale, subito. Ok, quindi manomettiamo queste torrette di merda. Vediamo, vediamo. Prima dall'alto, prima dall'alto. Mamma mia, che situazione. Guardate. Cioè, guardate di che cosa si sono appropriati. Dobbiamo trovare prima la... Oddio, siamo già mezzi morti, quindi recuperiamo la vita. La chi c'è? C'è qualcuno di poco simpatico. Probabilmente dobbiamo andare lì a manomettere le torrette, però. Manometti le torrette, eh? Non si può entrare qua. Ok, io entro da qua. Se si può entrare da qua, no, non si può entrare nemmeno. Non preoccuparti del cortile, può pensarci la GTF. Tu va all'assemblea generale. Il tuo obiettivo è Bliss. Uccidilo e in fretta. Ok, quindi le delle torrette comunque ci siamo liberati in qualche modo traverso. Probabilmente è stato buon Angelo CT. Non ho capito bene la situazione perché stavo esplorando. Dobbiamo assaltare l'onno, liberarci di Bliss. E comunque vedete il sergente qua della... di questi mercenari, questi semi militari dell'esercito. Non si è capito un cazzo di questa situazione, almeno io non ci ho capito molto. Ci sono anche agenti della prima ondata. Salta l'onno, dobbiamo andare da questo lato. Via, 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 via. Ah, adesso di là. Boh, mi hanno fatto tornare indietro, avanti, avanti, indietro. Boh. Ok, adesso possiamo entrare. Stavolta è il buon Angelo CT che ci deve aspettare. Purtroppo. Siamo fatti aspettare. Sì, però lui dov'è? Eccolo qua. Saliamo su. Abbiamo ricaricato qua la nostra abilità speciale che ci permette di fare Bliss più danni. È l'obiettivo principale, ma crediamo che ci siano anche Kiner e il Russo nell'edificio. Ho inviato delle squadre della JTF per cercarli, ma se li vedi, non esitare. Gente. Quindi, all'interno di questi edifici ci dovrebbe essere pure il nostro uomo che tanto cerchiamo. Adesso dobbiamo fare veramente tantissimi danni perché abbiamo questa serie di cose combinate fra di loro, sia la vista speciale e la vita che si ricarica. Quindi attenzione al cecchino. Via. Via, prendilo. Perfetto. Via, 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 via. Perfetto. Abbiamo pure il riparo aumentato, quindi ci siamo giocato piuttosto bene. Un sacco di perdo come
perfetto. Saldare tutti, là sono brullati. Via, via, muori. Perfetto. Stiamo giocando veramente molto bene. Meglio della penultima puntata, dobbiamo prendere per così dire, quindi qua investiga su Skinner, che dovrebbe essere il primo traditore qua della prima ondata, colui che ha dato inizio a questa ribellione degli agenti della divisione, almeno così. Comunque la storia è ben scritta, no? Tutto sommato sono molti colpi di scena che la rendono radiofaro eco storia. Rilevato. Ah, ecco, dobbiamo indagare. Mamma mia, quanto ci vuole, dai, analisi. Perfetto, attiviamola. Ok, qua niente di più. Bliss e il battaglione sono finiti. Porto via il nostro immunologo. Ingaggiate il personale della divisione e confondete le letture tattiche. Ci ritroviamo più tardi. Ok, quindi il Aaron Keener vuole appropriarsi praticamente del controllo della situazione. Vuole prendere il buon immunologo. Senti qua, Bliss ha appena rotto il silenzio radio. Stiamo cercando di tracciarlo, ti faccio sentire. Quel figlio di Troia di Aaron Keener ci ha pugnalato alle spalle. Chiunque non sia sul muro deve dare la caccia a quel traditore e al suo amichetto russo. Non devono uscire vivi dal complesso, è chiaro? Il muro è saltato, signore. Le forze della JTF sono nell'edificio. Il suo elicottero è pronto, deve andarsene subito. Cattivi. Ok, sto arrivando. Trova, alla camera dell'assemblea generale, ora. Ok, quindi qua c'è un boss raptor, boss. Non so se è il boss della missione, non credo. Qua c'è qua noi eliminiamo qua sto boss. Dobbiamo rapidamente qua uccidere pure lui, perché dobbiamo riuscire a fermare il Bliss che si scappa con l'immunologo, oppure Keener. Ma capito bene che sta scappando, perché comunque giocare, capire la storia, questi dialoghi molto veloci, non c'è molto, c'è un po' di confusione. Quindi anche lui, il nostro buon angelo CT, ha attivato l'attività, l'abilità speciale, quindi infatti da vicino facciamo più danno. Però adesso mi avvicino io. Via. Dovrebbe ucciderlo angelo CT, perfetto. Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. E muori. Perfetto, lui è quasi andato. Ok, prendi quell'astro che fa qua. Vabbè, è morto. Ciao bro. Andiamoci un po', vediamo che c'è droppato il boss. Signore, vediamo un elicottero sopra l'edificio principale. Deve essere Bliss. Cazzo, l'abbiamo perso. Agente, ci siamo persi Bliss. Ma il suo staff di comando potrebbe essere ancora nell'assemblea generale. Vai lì e ingaggialo. Perfetto, adesso abbiamo rianimato l'angelo CT. Se vi ricordate, comunque l'elicottero c'era stato rubato nelle prime fasi di gioco, proprio a finire il tutorial ci rubavano l'elicottero probabilmente sono stati loro le agenti della prima ondata, anzi senza probabilmente sono stato chiaramente loro, e c'erano loro e stanno cercando di fuggire con l'immunologo e Bliss che vuole fuggire. Non lo so ragazzi, comunque questa parte della trama è un po' confusa. Vediamo qua che c'è, vabbè, niente di che. Andiamo avanti. Saliamo le scale. Fingi l'assemblea, ne avrete i vertici del battaglione, quindi i comandanti devono essere eliminati. Là quello è un altro boss, sicuro. Ah no, mi aspettavo qualcosa di peggio. Bello sto colpo. Via. Ok, c'è ancora il battaglione nell'edificio. Devi... Chiedo scusa, capitano. Agente, questa stanza contiene tutti i dati del battaglione su Manhattan. Trova un terminale e scarica tutto. Non sappiamo cosa ci sia. La signorina non ha torto. Fai come dice.
Ok, quindi prima di tutto dobbiamo trovare delle prove che ingastrino il battaglione, quindi per un eventuale processo dopo, però non credo che sia il momento. Attenzione, nemici in arrivo. Signore, come sempre dobbiamo adesso proteggerci dall'altro. Ah, un altro boss. Domino. Poi è il secondo c'è di questa missione, quindi. Però tutto sommato non ce la stiamo cavando male. Cazzo è quello? Ah, una torretta. Oh, facciamo tantissimo di danno. C'è quella torretta là, quando faccio. Perfetto. Ci sono un sacco di dati interessanti. Pare che il battaglione controllasse tutti. C'è qualcosa di strano. Faccio subito analizzare i dati a Rhodes. Il resto delle truppe del battaglione è in rotta. Sono rimaste solo le urla. Quindi vai e ritrovati con i nostri nel cortile. Poi okay, vedremo perfetto. Cosa fare. Abbiamo eliminato qua la maggior parte i vertici qua del battaglione. Dobbiamo scendere sotto. Non so perché siamo saliti. No, siamo saliti. Che cazzo, sono sempre un minchione. Sbaglio sempre strada io. Perfetto. Ci siamo presi l'occhio. Peccato per Lisa. L'ultima volta che abbiamo visto l'elicottero stava andando a sud e di corsa. Altro rifornimento, vabbè. C'è un elicottero nemico sopra il cortile. Arriparo ora. Ok, dobbiamo andare a prendere proprio l'elicottero nemico, dobbiamo batterlo secondo me. Eccolo, ah è lui il boss. Il boss è l'elicottero, non mi aspettavo. Bello come boss, è la prima volta che sparire quello stronzo dal cielo. Che affrontiamo un mezzo di trasporto come a boss, diciamo così. Mamma mia. Però sicuramente è molto più forte. Deve avere dei punti deboli. I controlli principali delle torrette. Le singole torrette puoi allinearle manualmente. Facciamogli bruciare il culo. Ah, possiamo allineare manualmente le torrette. Abbiamo dei rinforzi in arrivo. Continua a tenerlo sotto pressione e occhi aperti. Ok, vediamo. Che Cristo. Come spacchio dobbiamo fare? Sì, attenzione. Oddio, sta tremando tutto, sì, ragazzi, sta tremando tutto. Vediamo. Usa. Perfetto. Ragazzi, secondo me la tattica migliore è allineare tutte le torrette. Possiamo sfruttare questa cosa tantissimo a nostro favore. Vediamo, sistemiamole tutte. Il buon angelo. No. Ok. Curiamoci. Perfetto, le torrette stanno facendo il loro sporco lavoro. Ne curiamoci nel frattempo. Via. Ecco, manca pochissimo. Taglia addosso, agente. Attenzione, un agente della squadra ha bisogno di aiuto immediato. Ai, no. Devo riuscire ad aiutare Angelo City per la squadra, ragazzi. Quindi dobbiamo stare attenti che ci sono nemici nella zona, quindi. Via, dai. Dobbiamo riuscire a rianimarlo. Che top player, signori. Che top player, ma il grande sempre. Comunque, attenzione, ripariamoci. Ai. Le torrette dove sono? Dove sono le torrette? Le ha distrutte. Manca poco. Abbiamo questo distrutto. Olè. Andiamo quello stronzo sottoterra. Dobbiamo eliminare solo i 4 coglioncelli qua. Andiamo a rompere i coglioncelli. Obiettivo completato. Elimina il battaglione. Vabbè, sì, dai. Non dovrebbe essere troppo impegnativa questa cosa. Ha ucciso il capo dell'ultima minaccia organizzata a Manhattan. Non è stato facile e abbiamo perso molti soldati valorosi, ma hai spezzato la schiena al battaglione.
Senza Bliss al comando, non ci saranno più pattuglie nei quartieri a minacciare i civili. Ci sarà ancora qualche squadra isolata, ma senza il boss possiamo occuparcene senza batter ciglio. Ok ragazzi, quindi abbiamo finito praticamente il gioco, raccogliamo qua le ultime cose che sono rimaste. Quindi, eccoci qui, agente. Siamo stati una buona squadra, direi. Abbiamo fatto molto per questa città, molto più di quanto si aspettassero da noi. Sappiamo entrambi che questo non è esattamente un lieto fine. Il nostro traditore omicida preferito, Aaron Keener, è ancora a piede libero e si è preso Chernenko. Leggiti il file di Keener quando ti capita. È interessante. Non sappiamo nemmeno dove sia Amherst, né se abbia ancora qualche sorpresa per noi. Ma c'è una speranza. La dottoressa Kendall sta guidando il DCM verso un vaccino. Hai spezzato la schiena del battaglione, dei purificatori e dei Rikers. Ci siamo ripresi la città, come promesso. Non abbiamo ancora finito, soprattutto finché c'è la zona nera, ma abbiamo finalmente fatto il primo passo per salvare la città. E magari anche qualcosa di più. Non male per la seconda ondata, no? Confermato. Individuato segnale Shade non identificato. Ok ragazzi, quindi ci resta solo questa missione. Eccoci. Ok ragazzi, quindi probabilmente è l'ultima missione del gioco, la metto là nell'ultimo video, anche se per un video un po' lungo. Non penso che sia una cosa lunga, ma un video, una cosa del genere. Andiamocela a vedere, a gustarci. Comunque è lo stesso luogo in cui siamo arrivati la prima volta, mi sembra, quindi credo che dove tutto è iniziato, tutto finirà. Un segnale sconosciuto. Indaga sul segnale sconosciuto. Non lo so, comunque questo non è il luogo iniziale in cui siamo arrivati. No, mi ho sbagliato, sta qua, non c'è nulla. Come dovremmo arrivare all'altro lato? Ah, qua. Saliamo su. Abbiamo detto c'è un segnale Shade, non so se troviamo il buon Aaron Keeper, però. I rilevamenti indicano un radiofaro eco. Ma guarda, sembra un laboratorio questo. Chissà se è quello dove è stato creato il virus. Eccomi qua. Aaron Keener, il figlio il prodigo della prima ondata. Solitamente preferisco parlare di persona, ma non so bene come reagirai. Quando Lau ti guarda ti comporti in un modo, ma senza guinzaglio ti comporti in un altro. Una contraddizione interessante. Vedi sotto sotto, lo sai anche tu. Conosci le vecchie regole, leggi, governi, tutta roba morta il venerdì nero. Ma i soldati allo stato brado, i galeotti e quelli abbastanza forti e furbi da trovare ciò che serve sopravvivono. Io invece prospero. Beh, potresti farlo anche tu, ma hai fatto il giuramento, no? Hai un dovere. Sono due modi diversi per dire che la tua coscienza ti sta fottendo. Fatti una domanda. Chi si è guadagnato il diritto di dirti cosa fare? Lo sai quanti agenti sono morti per tenere la zona nera? Ma alla fine i pezzi grossi hanno mollato il colpo e l'hanno isolata. Non mi credi? Allora fatti un giro e giudica di persona. La gente per cui lavori non conta più nulla adesso. Amherst ha cambiato le regole del gioco e io ho una mia visione della vittoria. Ho Chernenko, ho una stampante di DNA e un interessante libro di progetti. Scriverò le mie di regole. Al tuo posto inizierei a pensarci. Ci vediamo. Che okay, praticamente è un invito a giocare qua nella agente, le informazioni che hai trovato nel laboratorio sono preziose. Forse possiamo finalmente fare qualcosa. Non so se è un invito. Ma abbiamo altre informazioni. Una voce dalla tomba. Senti cosa da dire Amherst. Ok, quindi vediamoci le nuove prove subito. Quello che stiamo vedendo è il virus del vaiolo, uno degli agenti patogeni più letali del pianeta. Per secoli ha svolto un lavoro eccellente, tenendo a bada i numeri della popolazione.
Ma i tempi cambiano e a volte Madre Natura ha bisogno di una mano per migliorare le sue creazioni. Ad esempio, per velocizzarle, renderle contagiose quando dovrebbero essere in fase di incubazione o renderle più letali. Questo approccio non è una mia idea. Il mio amico Vitali è uno dei pionieri nel campo e sono anni che si parla del genoma come un archivio di dati. Vedete, dopo aver digitalizzato il DNA, l'abbiamo reso infinitamente mutabile. Possiamo creare migliaia di variazioni virtuali nello stesso tempo in cui avremmo ottenuto una singola generazione di patogeni in laboratorio. Quindi scegliamo le combinazioni più letali e le trasformiamo in realtà. È così che si crea un virus. Si aggiunge il codice genetico di altre malattie per renderlo più letale, più virulento. L'obiettivo era una mortalità del 90%. Non so se il veleno verde riuscirà a raggiungerlo, ma onestamente sono dettagli. Se buona parte dell'umanità sparisce, la Terra ha una possibilità. Tecnicamente è la tecnologia a uccidere il pianeta, ma non è esattamente così. È l'avarizia a guidare la tecnologia. Ma qualcosa è andato storto nella strada verso le mappe del genoma da $100 e i giocattoli di plastica. Qualcuno ha intuito che queste tecnologie potevano essere messe al servizio di un bene superiore. Io. Ora, il mio virus farà quello che la natura ha sempre fatto. Deciderà chi vivrà e chi no. Se la natura decide che dovrò morire, così sarà. Se non altro, avrò un sacco di compagnia. È la cara e vecchia selezione naturale, con un pizzico di manipolazione genetica. Sono solo dati, davvero. La vita è un metodo per elaborarli. Del tutto simile a come ho elaborato il genoma del vaiolo sul mio portatile. E chi può dire?